Ringrazio anche la stampa presente e vi informo che al termine della riunione sarà disponibile sulla piattaforma della Web TV integrale del nostro incontro. Naturalmente ringrazio anche i collaboratori dell'ufficio stampa che stamattina alle 8 erano già sul posto. È superfluo, e dunque stamane è stata invitata anche una delegazione delle maestranze del San Carlo che vorrei esporre a tutti noi le sue problematiche. È superfluo dire che l'argomento che trattiamo oggi in commissione sta particolarmente a cuore a tutti noi, a tutti noi. Innanzitutto dobbiamo aiutare la cultura, soprattutto quella musicale, che è nata in Italia naturalmente, anche se l'opera è nata a Firenze tra il 700 e l'800, però i più famosi compositori sono napoletani e hanno insegnato la musica in tutto il mondo. Per cui questo patrimonio non va assolutamente disperso. Un particolare ringraziamento. Sono molto emozionata, è la prima volta che il sindaco presiede una commissione. Per cui allora, un particolare ringraziamento al sindaco che ha rinunciato sicuramente a degli impegni già presi precedentemente e oggi ha voluto essere qui presente in questa commissione. Lo ringrazio e gli cedo la parola. Grazie. Allora, buongiorno, buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri, buongiorno ai lavoratori del San Carlo, agli assessori, alla stampa. Questi sono giorni molto difficili perché, da un lato, c'è una necessità di una corretta informazione. Anche oggi, nel velocemente scorrere dei giornali, leggo chi pensa di fare propaganda politica su un tema dove invece la propaganda deve rimanere fuori. Perché, come ha detto il Presidente poc'anzi, questo è un tema troppo delicato. Perché il San Carlo non è solo di Napoli, non è solo dei lavoratori, il San Carlo fa parte della storia del teatro e della cultura del mondo dal 1737. Quindi le meschinità umane le terrei un attimo fuori da questa commissione, da chi vuole fare propaganda politica su questo tema. E poi è un momento delicato perché accanto appunto a una necessità di una corretta informazione c'è in atto un lavoro, chiamiamolo diplomatico, politico, istituzionale, per cercare di risolvere un momento di grave crisi istituzionale. Io ieri ho avuto modo di parlare col presidente Caldoro perché non sfugge il tema che il passaggio è soprattutto tra un dialogo e la ricerca di un punto d'intesa tra il presidente della fondazione, il presidente della regione e il governo. Io vedrò Caldoro domani, al massimo dopodomani. Incominciamo a dare dei punti di informazione. Qua non si tratta di aderire o non aderire ad una legge. E non si tratta nemmeno di violare una legge. Vorrei ricordare che lo stesso presidente Caldoro, ieri, in un dibattito che si è tenuto a Via Brin, in occasione dell'inaugurazione di un posto molto bello, che si chiama Eccellenze Campane, ha detto lui stesso: ci troviamo di fronte a due interpretazioni, entrambe legittime. Quindi, se qualcuno sostiene che c'è violazione di legge, qua non c'è una violazione di legge. Qua ci sono delle interpretazioni di una legge scritta male, di una legge sbagliata, che non ha nulla a che vedere col valore cultura, è una legge scritta per altri e pensata anche per noi. Quindi oggi non si tratta di sottrarsi a una legge, lo dico da sindaco, da uomo delle istituzioni, da magistrato. Qua non stiamo violando una legge, non è che il presidente è rimasto in minoranza perché ha violato una legge. E quindi anche le parole di ieri di Caldoro forse fugano ogni dubbio da questo punto di vista. Quindi sicuramente è una legge sbagliata e su questo devo dire che l'intero CDA l'ha sempre sostenuto, firmando una serie di documenti nel quale sottolineava la necessità di comunque si concludeva la vicenda di non comprimere mai i salari dei lavoratori, perché uno dei temi centrali dell'assurdità e gravità di questa legge che pone come punto inderogabile, attenzione, non come punto
di trattazione. Poi dopo si possono fare tutte le lotte politiche, ma il primo effetto immediato, qualora noi avessimo per la mezzanotte del 9 gennaio trasmesso il piano che il sovrintendente aveva fatto al governo, ci sarebbe stata l'immediata perdita d'efficacia dei contratti integrativi dei lavoratori, un'immediata apertura del taglio occupazionale, una riduzione, tanto per capirci, perché c'è anche qualcuno che in questi giorni ha pensato che noi stiamo salvaguardando una categoria elitaria, cioè parliamo di un 35% di stipendi, persone guadagnano 1.400 euro al mese, fa un lavoro per la cultura, insomma sono i tecnici, sono gli orchestrali, i ballerini, i coristi, gli impiegati, quindi insomma parliamo di carne viva, non parliamo di tagli di pensioni d'oro, insomma tanto per andare anche un attimo a comprenderci. Quindi si trattava di capire se il Teatro San Carlo non dovesse aderire, si trova o meno, quindi usavo l'imperfetto, usiamo anche il presente, nelle condizioni per essere obbligata a stare nella legge. Io l'ho studiata approfonditamente questa legge, l'abbiamo fatta studiare. Grazie. Allora, l'ho studiata con attenzione, l'abbiamo fatta studiare ai nostri tecnici, l'hanno studiata gli avvocati, l'hanno studiata gli assessori, l'abbiamo analizzata e mi sono sempre più convinto, più la leggevo, più la studiavo e più che il Teatro San Carlo non avesse nessun obbligo di aderire a questa legge. Del resto, devo dire che anche il ministro ha detto la legge sta là, è un'opportunità, nessuno è obbligato a fare, ad aderire. Se guardiamo i punti, allora, un primo punto che vorrei subito sottolineare, anche perché su questo c'è molta confusione, la situazione economico-finanziaria del San Carlo. Il San Carlo chiude da quando noi stiamo, non voglio andare troppo indietro, ma da quando c'è la gestione ordinaria del San Carlo, quindi il CDA fino all'altro giorno, prima delle dimissioni, il San Carlo ha il pareggio di bilancio e si avvia a chiudere il bilancio 2013, il consuntivo e il resto, in attivo. Il tema vero del San Carlo è una carenza di liquidità dovuta non certo al Comune di Napoli, al Consiglio Comunale e al suo Presidente, perché anzi vorrei ricordare che da quando io sto nel CDA, da quando c'è questa sindacatura e da quando c'è questo Consiglio Comunale, noi abbiamo azzerato anche tutti i debiti che il Comune di Napoli aveva oltrato San Carlo e abbiamo confermato i nostri erogazioni. Ancora oggi sento dire che il San Carlo ha una carenza di liquidità e quindi noi avremmo dovuto aderire alla legge, che apro e chiudo una parentesi, al massimo darebbe una cifra tra i 10 e i 15 milioni, cioè sostanzialmente il nulla per la vita complessiva del San Carlo, con anticipazioni 4 milioni, quando la Regione, ma lo dico ovviamente senza polemiche, ma per avere un quadro di riferimento, deve ad oggi al San Carlo, credo, una cifra intorno ai 13 milioni di euro, che sarebbe esattamente la cifra che ci darebbe la legge di svalore cultura, qualora noi ritenessimo di essere in questa legge. Per tagliare la testa al toro, e su questo c'è chi ha ridicolizzato, chi ha detto che noi vendevamo fumo, devo dire lo stesso presidente dei revisori dei conti con un atteggiamento molto sorprendente, che però insomma per adesso non farei polemiche perché è anche il momento per cercare insomma di recuperare un clima. Per tagliare la testa al toro, noi abbiamo fatto un lavoro con tutta la giunta che ringrazio ed anche con contatti importanti che abbiamo avuto con la maggioranza, in particolare con molti consiglieri. E poi veramente mi auguro che possiamo scrivere una pagina tutti insieme, perché San Carlo non è di una maggioranza, di un'opposizione, di un partito o di un'ideologia. Quindi sono molto fiducioso per come ho visto io questo Consiglio Comunale, che nei momenti difficili ha saputo rappresentare con unità gli interessi della città. Abbiamo deciso di fare una cosa storica, che non si è mai fatta. Non l'è riuscita a fare politicamente pesante ex commissario Anastasi, non l'hanno saputo fare altri. Ci troviamo di fronte a una proposta chiara, con una delibera di giunta, con allegati beni, che c'è qui l'assessore Fucito vicino a noi,
un processo di definitiva ricapitalizzazione del San Carlo. Attenzione, io durante l'ultimo CDA ho chiesto formalmente agli altri soci fondatori se erano disponibili a capitalizzare insieme al Comune il San Carlo, in modo assolutamente legittimo, quindi non faccio nessuna polemica, Regione, Camera di Commercio e Province, per ragioni diverse, per ragioni che appartengono, poi lo chiederete a loro se ritenete, hanno ritenuto di non voler procedere a condividere insieme al Comune. Allora il Comune ha fatto una cosa fortissima. Siccome ritiene che il San Carlo è un patrimonio irrinunciabile della nostra città, attenzione, questo l'avremmo fatto anche se un altro bene comune storico della nostra città, del resto l'abbiamo fatto anche per cose minori della nostra città, quando c'è una difficoltà bisogna cercare di salvare. Abbiamo messo 40 milioni di euro. Questi 40 milioni di euro non sono, ipotesi, non è un profilo astratto, non è un'intenzione, è una delibera di giunta che noi porteremo in consiglio, al prossimo consiglio, che se non ricordo male è il 28 gennaio, ma per dare contezza della concretezza noi abbiamo indicato i beni e io ho fatto dire a verbale che non si tratta di beni vincolati, non è come la vicenda di Palazzo Cavalcanti, non è il Teatro San Carlo, di cui pure abbiamo chiesto al demanio, con parere favorevole del ministro Brai, di trasmettere il San Carlo al Comune di Napoli, in modo da far diventare finalmente il teatro, per sempre il teatro della città, e anche per scongiurare una volta per tutti i commissariamenti. Guardate, perché apro e chiudo una parentesi, ma lo dicevamo anche ieri col presidente Caldoro, su questo diciamo abbiamo detto tutti la stessa cosa, poi dobbiamo vedere, agire accanto alle parole, mettere i fatti. Il commissariamento è una sconfitta, ma non per la città, io credo sia una sconfitta proprio per chi crede nell'autonomia della cultura, quindi ecco perché io sono molto preoccupato che a questo non si debba arrivare. L'altro punto, quindi scongiurato il tema più delicato, perché insomma un teatro si commissaria sostanzialmente per due motivi: o perché i conti sono completamente sballati e quindi bisogna entrare perché sennò il teatro sta fallendo, e non è il caso del Comune, non è il caso del Teatro San Carlo. Il secondo caso, se c'è una grave violazione di legge, il presidente si è rubato i soldi del San Carlo, il CDA si ruba i soldi, e non è questo il caso. Si dice nella lettera, si lascia intravedere perché il CDA non è in condizioni di operare. E beh, allora veniamo al punto centrale. Perché non opera? Non opera perché alcuni, in piena autonomia, hanno deciso, in pochi minuti, diciamo, parlando lo stesso linguaggio, di dimettersi. Perché? Io non ho mai troppo creduto a quella spiegazione che è stata data in quel momento, per non mettere in minoranza il presidente. A parte che io in minoranza ci vado spesso, a parte che in quel CDA quel giorno si sono visti tutti, ma negli ultimi tempi devo dire eravamo spesso in due, in tre, è saltato talvolta il numero legale, si è rivisto Cesaro che non si vedeva da molto tempo. E voglio dire, se tu dici di voler fare un garbo al presidente, subito dopo ti dimetti e stai creando le condizioni di non far funzionare l'organo e di farlo commissariare, se chi se ne un garbo? Io poi non lo so di che cosa vogliamo parlare, cioè che stiamo dicendo. Perché qualcuno poi ha detto, ci troviamo di fronte a una violazione di legge. Bene, allora se io in quel momento sono impazzito, potrei anche impazzire, non lo escludo, io domani potrei anche impazzire. Mi trovo in un organo collegiale, sto prendendo una decisione che è una violazione di legge. È obbligo morale, prima ancora che istituzionale e giuridico, di convincermi fino all'ultimo minuto, come hanno cercato di convincermi. Perché erano due tesi legittime, ripeto, io non sto dicendo che quella tesi è antigiuridica e la mia è l'unica, sono entrambe tesi rispettabili sul piano giuridico. Loro hanno cercato fino alla fine di convincermi, è vero, nel momento in cui si sono resi conto che non erano convinto, e nel momento in cui si hanno detto, in qualche modo lasciando intravedere che ci troviamo a fronte alla violazione di legge, dovevano votare in modo diverso, dovevano mandare il piano, votare in modo diverso, poi io dovevo trarre le conclusioni. Hanno detto, Maddaloni ha detto che non l'ha fatto perché altrimenti avrei fatto il martire, ma io non penso che il martirio appartiene a questo tipo di votazioni e non mi appartiene nel modo più assoluto. Perché mi sono convinto? Io vorrei trasmettere questo pathos, questo sentimento al Consiglio Comunale, a questa onorevole Commissione. Insomma, il diritto è fatto di interpretazioni.
certe volte sono interpretazioni fredde. In questo caso io mi sono convinto nel sostenere anche col cuore fortemente questa battaglia, perché sono andato all'Assemblea dei lavoratori, ho incontrato le loro rappresentanze, li ho incontrati tutti, li ho visti, perché io il teatro lo vivo, io faccio il sindaco a tempo pieno, ho fatto anche il presidente a tempo pieno, non c'è stato un consiglio di amministrazione in cui non sono andato, ho vissuto il teatro, l'ho conosciuto nelle sue grandi luci, nelle sue ombre, nelle sue cose che non vanno, sulle quali ci possiamo anche soffermare se volete dopo. Mi sono convinto che l'intero teatro, io in questi 2 anni ho visto momenti in cui il teatro era diviso su alcune cose, parlavi con alcuni che dicevano alcune cose, perché in ogni luogo della vita e in particolare in ogni luogo della cultura ci sono, e viva Dio, ci devono essere visioni diverse anche tra i singoli, oltre che tra le categorie sindacali. Mi sono convinto perché non ho mai visto il teatro così unito. E non l'ho visto unito, attenzione, anche questa cosa, non l'ho visto unito solo sul tema dei salari. Una battaglia nobilissima, perché parlare di valore cultura e far pagare ai lavoratori eventualmente manchevolezze del passato, commissariamento che non è stato così bello così come vogliono raccontare, esternalizzazioni che continuano e cose di cui potremmo parlare, già di per sé una battaglia nobile. Ma poi invece ho percepito che era una battaglia che atteneva proprio all'autonomia della cultura, al concetto che se vai in quella legge vai in un commissariamento strisciante, se vai in quella legge ritornano apparati che forse noi progressivamente, dico noi perché non è una battaglia solo del Presidente, compreso il CDA, perché abbiamo votato all'unanimità, stavamo progressivamente togliendo fuori, perché il teatro non deve essere di apparati, di affari o di interessi economici che sono altro invece da quelli culturali. Mi sono convinto che era una battaglia a tutto tondo, cioè atteneva proprio a una critica forte all'impianto di quella legge. Addirittura ho sentito lavoratori dire: noi sappiamo che rischiamo profondamente in questo percorso, ma intendiamo rischiare perché è una scelta giusta, è una scelta forte, è una scelta, questa sì, di valore cultura. E poi qua lo devo introdurre questo tema. Io ovviamente collaboro con tutti, perché sono, oltre che essere un uomo del dialogo, delle istituzioni, anche se delle idee forti e radicali, e quando credo in una cosa mi schiero, ovviamente so rispettare le opinioni altrui. Ho sempre collaborato con tutti in quel teatro. Vorrei ricordare che il nostro CDA è anche un CDA che ha continuato a lavorare col sovrintendente Purchia, che era persona di estrema fiducia dell'ex commissario Nastasi. Però non posso non tacere in questa sede che un'altra immagine che non dimentico è quando in un'assemblea particolarmente partecipata di tutti i lavoratori al Teatro San Carlo, in uno dei momenti più delicati, quando era da poco stata approvata la legge Valore Cultura, fu posta da alcuni lavoratori il tema, diciamo, della sfiducia che l'intero teatro aveva nei confronti della dirigenza. Insomma, ed è stato un tema che ho avvertito proprio come quando arrivi che non ce la fai più. E forse è stato dato un valore fortissimo a questa legge, perché è stata vista anche un po' come una continuità rispetto alle tante cose che non andavano. E questo è un tema di cui ho parlato anche, soprattutto col presidente Caldoro, in più incontri, e sul quale stiamo ragionando anche su questo tema. Qualsiasi squadra, dalla giunta comunale alla squadra di calcio, al Teatro San Carlo, se si arriva a una frattura così grande, noi ci dobbiamo interrogare. Ci dobbiamo interrogare e dobbiamo chiederci perché questo è accaduto. Quindi ho deciso in quel modo, anche perché ho voluto fino in fondo cercare di convincere Stefano Caldoro e gli altri che noi avremmo potuto fare una grande lotta per modificare questa legge se fossimo stati tutti uniti. CDA e lavoratori. Non poteva uscire una pagina, un CDA arroccato e tutti i lavoratori da un'altra parte. È una battaglia persa, non la potevamo nemmeno cominciare. Quindi è evidente che quel tipo di dimissioni, al di là della volontà di uno o di tutti loro, è un atto che, se non sanato, porta a poter strumentalmente ritenere che c'è un organo che non può lavorare. Qui noi stiamo lavorando
innanzitutto per far comprendere al signor ministro, al MIBAC e al governo, io ho fatto anche dei passaggi l'altro giorno, qual è la posizione che ha espresso il presidente, di quanto sia serio la proseria la procedura di capitalizzazione. Cioè, io vorrei dire quest'altro tema che giustamente un revisore dei conti ha posto in materia di CDA. Ha detto attenzione, il 9 gennaio ha detto qua c'è un fatto nuovo. Il sindaco ha portato una delibera con cui formalmente è iniziato un processo di ricapitalizzazione. L'unica sanzione, se noi oggi riteniamo di non stare in quella legge, è se entro la fine del 2016 questo processo non si conclude. Ma di fronte a un prestito tutto da vedere da parte del governo per una somma massima di 12-13 milioni, che è un prestito, cioè che noi dobbiamo restituire. Qua stiamo dando, perché abbiamo detto 20, se gli altri non danno, ricapitalizziamo al massimo, cioè mettiamo in sicurezza per sempre il San Carlo, partita chiusa. Cioè il dato non si doveva più discutere, bisognava seriamente dire andiamocene presto, sindaco, fai presto quello che hai detto e muoviamoci, e non stare più a discutere. Perché questa è un'operazione storica che il Consiglio Comunale, il Comune, la città, cioè che si chiude nel San Carlo. Per metterlo, si chiude attorno a San Carlo per metterlo definitivamente in salvezza. Allora il tema oggi qual è per poter, perché noi dobbiamo fare solo un'analisi, una fotografia, ma anche dare una prospettiva d'uscita. Noi dobbiamo dimostrare quello che abbiamo sempre detto in questi 2 anni e che vogliamo fare ancora di più, cioè quello di voler avere un piano per il rilancio del San Carlo. Un piano vero che non viene scritto solamente in alcune stanze o in alcune mail che viaggiano tra Napoli e Roma. Il piano di rilancio del San Carlo va scritto qua, va scritto a Napoli, lo devono scrivere tutti insieme, tutti quelli che lavorano, dove si dà contezza al governo che qua non si vanno a tutelare privilegi, che il San Carlo vuole fare sacrifici, lo vogliono fare i lavoratori, lo vogliono fare tutti. Ma i sacrifici devono essere in una direzione che va a ristrutturare il San Carlo, che dà forza al suo teatro, che dà autonomia. Noi abbiamo la possibilità di realizzare la gran parte delle cose del San Carlo, dalle scenografie ai prodotti artigianali, ai servizi, alle opere, all'arte, alle produzioni culturali e musicali, le possiamo fare qua, in casa nostra, e ogni tanto far venire qualcuno che ci viene a sostenere e ci dà una mano. Quindi incominciamo a vedere pezzo pezzo in questo piano, e io ho chiesto nella convocazione dell'ordine del giorno che il sovrintendente in queste ore, insieme alle rappresentanze dei lavoratori e dei sindacati, scriva, ovviamente noi siamo anche disponibili come CDA, io come presidente a dare una mano, scriva questo piano, un piano ordinario, non un piano di commissariamento, un piano straordinario, scrive tutti insieme. E siccome noi tutti sappiamo dove si può andare a tagliare, dove si può valorizzare, dove si possono utilizzare al meglio i nostri laboratori che abbiamo a Vienna, come si può potenziare al massimo le capacità dei nostri lavoratori e delle nostre lavoratrici. Insomma, siamo tutti quanti convinti, a parole, ma non solo con i fatti, che il San Carlo è un'eccellenza, è una qualità. Siamo convinti. Bene, loro sono disponibili a dare il massimo. E io sono convinto che proprio in questo momento storico, dove è un momento di difficoltà, io non ho mai visto qualcuno che si vuole tirare indietro, anzi, vuole fare un passo in avanti. Allora, io credo che questa è una partita decisiva. Non stiamo parlando di un comma o di un punto e virgola o di una lettera B o di una lettera G o di un'altra cosa. Il punto G, sono una serie di punti in questa legge un po' particolare. Cioè, qua ci troviamo di fronte a una partita delicatissima, perché a nessuno sfugge che significa commissariare il San Carlo. Innanzitutto ha un effetto immediato, devo dire, lo stesso sottosegretario Patroni Griffi che ho visto l'altro giorno, senza che io glielo dicesse, ha detto sindaco, poi noi ci rendiamo conto che se commissariamo, il Comune non è che può dare 40 milioni a Salvo Anastasi o a chi per Salvo Anastasi o a qualcun altro, parlo chiaro, insomma siamo abituati insomma, a parlarci in modo chiaro da sempre, è il nostro difetto, forse anche in piccola parte la nostra virtù, non lo possiamo fare perché i napoletani non me lo perdonerebbero mai, francamente, non lo proporrei proprio. Allora noi dobbiamo
assolutamente fare in modo che questo commissariamento non ci sia, perché oggi l'unica ragione su cui si fonda il commissariamento è il mancato funzionamento del CDA. Siccome, tra l'altro, e condivido quello che ha detto Caldoro ieri, la soluzione la dobbiamo trovare prima del CDA, sono d'accordo. Proprio il CDA si deve ricostituire, perché c'è un obbligo, semplicemente un obbligo. Cioè lo statuto dice che i fondatori di legge non possono sottrarsi, al limite può dimettersi di Caldoro, si può dimettere Villari, entra Pasquale Russo e Gennaro Esposito, dico per dire, ma non possono andare via, perché quella sarebbe sì una grave violazione statutaria che obbliga a commissariare. Io francamente questa cosa non la possiamo accettare. Quindi oggi c'è bisogno di mettere una grande attività di mediazione. Qua non si tratta assolutamente, lo voglio dire anche in questa sede pubblica. Non è né la vittoria del presidente sindaco, né la... qua non è una questione. Anzi, io sono il primo, l'ho detto a Stefano Caldoro, ma perché ci credo? Io l'ho detto in CDA, io l'ho detto anche il sabato. Io sono convinto che la vera vittoria sarebbe stata la sua, non la mia. Perché io dall'inizio mi sono schierato in modo aperto contro questa legge. Quindi era un po' scontato che io sostenessi anche da solo, anche indubbiamente con determinazione e con coraggio quella te. La vera novità sarebbe stata là. Quindi oggi io credo che una vittoria della città, una città che ha saputo superare un momento di difficoltà istituzionale, evitare una rottura istituzionale che non fa bene a nessuno. Quindi io vi chiedo di aiutare questo percorso, perché qua abbiamo consiglieri di maggioranza, di opposizione, abbiamo persone autorevoli in commissione, abbiamo i sindacati che hanno scritto un documento chiaro indirizzato al ministro nel quale hanno chiesto subito un tavolo, sederci tutti. E no al commissariamento. I lavoratori si sono schierati con coraggio, con forza e con determinazione. Devo dire, grazie anche a un'informazione non proprio corretta, in alcuni tratti, la città tutta non ha capito proprio perfettamente quello che sta accadendo. Cerchiamo di parlare un linguaggio chiaro, evitiamo tesi di sana ambiguità. Come sono state portate pure in CDA, sono abituato a parlare chiaro. Non puoi dire, come ha proposto qualcuno, aderiamo ma non aderiamo. Siamo non aderiamo, però mandiamo il piano, così aderiamo, poi magari non aderiamo, poi magari facciamo una battaglia e poi magari che ne so. No. Sta due posizioni chiare, la posizione del Presidente, la posizione del Presidente della Regione, Presidente in senso del Presidente Sangà. Cioè uno ha detto, secondo noi non siamo nella legge, dobbiamo fare quest'altro, l'altro ha detto, secondo noi siamo nella legge. Quindi iniziamo a eliminare le strade ambigue, le strade che non portano da nessuna parte, e cerchiamo di muoverci in questa direzione. Io credo che questo percorso deve assolutamente avere nel suo fulcro fondante la volontà unitaria del Teatro San Carlo, perché se noi diciamo, come spesso diciamo, che la cultura è soprattutto di chi la fa, di chi è protagonista ogni giorno, noi non possiamo prescindere da questo dato. Quindi dobbiamo far sedere attorno a un tavolo tutte le persone di buona volontà nelle prossime ore e raggiungere questo risultato. Io sono fiducioso che si aprono spiragli che portano a un risultato diverso da quello del CDA. Perché? Perché il messaggio forte che io ho consegnato non solo alla stampa, ma l'ho consegnato al governo, che è quello che mi interessa di più, che insomma noi non accetteremo il commissariamento. Cioè il sindaco di Napoli, e quindi non il presidente, il sindaco di Napoli farà di tutto per far sì che il San Carlo non venga commissariato. E noi non saremo un'amministrazione che collaborerà con un commissario, con tutte le conseguenze che questo comporta sul piano istituzionale, sul piano politico e sul piano culturale. Siccome io credo che al governo, che dice che non ha soldi, tanto è vero che non ci dà nemmeno quello che ci spetta, ed è la battaglia di questi giorni sull'IMU e la TARES, di fronte a un comune che fa uno sforzo incredibile di mettere sul campo 40 milioni, dice no, è più importante commissariato, e poi non trova i soldi. Beh, di fronte a questo c'è anche da mettersi umanamente davanti al commissario quando arriva al Teatro San Carlo. Quindi su questo il commissariamento, io l'ho detto anche al presidente Caldoro,
egoisticamente per noi politicamente è una battaglia vinta, perché questa è anche una sede politica, che potremmo fare 6 mesi, un anno di campagna elettorale sul commissario, ma non è questo il tema. Noi dobbiamo dare serenità, perché io l'ho visto i lavoratori l'altra sera, non sono un esperto, però sono un appassionato di musica, di teatro, insomma, non è facile andare su un palcoscenico con la tensione che loro hanno e che vivono. Quindi noi dobbiamo dare serenità alla città e a questo teatro. Io lavorerò con tutte le mie limiti, ma con tutta la mia energia per arrivare a un punto d'intesa, perché col presidente Caldoro il rapporto è buono, abbiamo avuto un rapporto buono in questi 2 anni e quindi io credo che il passaggio è soprattutto tra noi due. Domani chiameremo insieme il ministro, questa era l'intenzione, chiedere un incontro urgentissimo tra lunedì e martedì, quindi se su questo tema c'è un lavoro di squadra, senza dire ha ragione il presidente, questo non è il tema, è il tema del momento dell'informazione, poi dopo ognuno avrà le sue convinzioni, perché ripeto, è bene che ognuno se le faccia con calma. Oggi è il momento di lavorare perché si possa trovare un'intesa prima del 22 e poter avere il 22 o qualche giorno dopo, se ovviamente l'intesa nel frattempo si trova, non è che il 22 bisogna stare per forza il 22, se si sta trovando l'intesa si può vedere pure 2 giorni dopo, però noi dobbiamo entro la settimana prossima chiudere questo cerchio. Io ovviamente potrei dire tantissime altre cose, però non vorrei entrare troppo nel tecnico, però se voi, ovviamente è una commissione, se volete farmi tutte le domande che ritenete, anche nello specifico, io sono a vostra totale disposizione, ovviamente. Se lei permette la parola a un delegato. Allora, c'è una delegazione del San Carlo, se gentilmente si vuole avvicinare una, ecco, grazie, sì. Forse no, perché c'è la registrazione, ah, grazie. Allora no, preferisco stare in piedi. Però forse qua lo fastidio. Innanzitutto, se l'emozione ce l'ha il presidente che è abituato a lavorare su questo tavolo, capite quanta ne posso avere io in questo momento nel parlare di fronte a una commissione comunale, di fronte ai colleghi, di fronte alla stampa. Quindi mi perdonerete se ogni tanto magari toppo o perdo il filo del discorso. Ma che succede? Grazie. Ringraziamo il presidente. Ringraziamo il presidente le parole che ha detto, perché ha con estrema chiarezza, con estrema lucidità rappresentato il quadro della situazione. Quindi veramente c'è da aggiungere ben poco. Però lo facciamo. Questa vicenda va inquadrata, come giustamente ha fatto il sindaco, da un punto di vista politico e da un punto di vista tecnico. Dal punto di vista tecnico la legge oramai è stata sviscerata in tutti i modi possibili. Il sindaco ha giustamente ribadito che è un prestito, perché di questo si tratta, perché lo Stato mette 75 milioni, che tra l'altro faccio notare ai signori consiglieri comunali, i 75 milioni vengono sottratti dal fondo previsto per le insolvenze delle amministrazioni comunali, quindi l'amministrazione paga due volte, cioè lo Stato non ci mette nulla, sono sottratti a questo fondo che voi ovviamente conoscete molto meglio di me. È un prestito, 75 milioni da dividere tra gli 8, 9, quelli che saranno, quelli che hanno chiesto. Il prestito va restituito in 30 anni, ci sono con degli interessi previsti dalla legge, in modo molto rigoroso. E questo, vabbè, ovviamente l'aspetto negativo, il punto a cui faceva riferimento il sindaco, ci sono le famose due lettere, perché poi è un articolo di legge, un articolo, l'articolo 11, con tutti i suoi vari commi e le sue varie lettere, ci sono due lettere che ci riguardano direttamente e al quale anche, come ha fatto una dichiarazione Villari, che è diretto emissario del governo nel Consiglio Comunale, il dottore, il senatore Villari ha detto che in effetti ci sono dei rischi per i lavoratori, perché i famosi punti G e punto F, correggetemi se sbaglio, dicono chiaramente che bisogna intervenire sull'integrativo, quindi l'integrativo in essere va assolutamente abolito, le paghe vanno considerate sui minimi tabellari previsti dal contratto nazionale, ed è triste dirlo, ma noi siamo lavoratori, come già oramai veramente è diventato dominio pubblico,
il migliore di noi non arriva a 2.000 euro, il peggiore di noi sta sui 1.400, comprensivi di un 35%. Però signori, un professore d'orchestra, non voglio parlare neanche di me che sono artista del coro, ma un professore d'orchestra per sedersi su una sedia di fila del violino studia 10 anni, non è un mestiere che si inventa. I tecnici che stanno sui 1.400, 1.500, 1.600, che è fortunatissimo, hanno un mestiere che non si impara in pochi giorni, è un mestiere che si fa negli anni. È assurdo mortificare queste professionalità. Comunque, voglio cercare di non perdere il filo. Quindi i rischi reali ci sono, perché quello lo prevede. E c'è una nota del 23 dicembre, a firma del commissario Pinelli, perché poi il ministro ha nominato il supercommissario di tutta questa vicenda, che è questo signor Pinelli, che viene dalla ERG, che con un indirizzo ovviamente aziendalista, dice pane pane, vino al vino. Signori, nel momento in cui voi entrate e ci fate la richiesta, il 30° giorno successivo all'accettazione di questa richiesta, questi integrativi cadono, non ci sono santi. Quindi è irrealistico credere, come ci vogliono far credere, che poi si troveranno le soluzioni per salvaguardare. Alla fine, ce lo hanno detto dal primo giorno di agitazione che abbiamo fatto in teatro, dal primo giorno ci sono venuti a dire, addirittura impegno scritto del Consiglio di Amministrazione, delle lettere del 5 ottobre, provvederemo a salvaguardare stipendi e occupazioni, ma come? Come? Non c'è una carta, non c'è un foglio, non ci sono 5 righe in cui ci si spiega realmente che cosa significa salvaguardare o come salvaguardare stipendi e occupazione, perché anche sull'occupazione si incide, perché con altrettanta chiarezza loro vogliono la diminuzione fino al 50%, non una percentuale 5, 10, no, il 50% di tecnici amministrativi e la razionalizzazione di tutti i comparti artistici. E invece è sfuggita e continua a sfuggire a molti l'ultimo comma di questa legge, guardate, articolo 11, comma 20 bis, per il triennio 2014-2016 una quota del 5% del Fondo Unico dello Spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche è destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei 3 esercizi finanziari precedenti. Allora c'è una dimensione negativa di questa legge, ma ce n'è una positiva. È chiaro che se noi andiamo a chiedere l'elemosina perché stiamo in situazione di amministrazione in dissesto e andiamo a chiedere il prestito, non credo che poi potremmo andare lì e dire siamo virtuosi, quindi ci date anche il 5%. Allora perché non ci si impegna a valorizzare questo comma? Sapete a chi rimangono questi? Torino, Venezia, ovviamente Milano, Parma. Ad alcuni, 3 o 4, stanno lì. Allora quelli non solo continuano a navigare giustamente nella loro sana amministrazione, ma si godono anche per 3 anni il 5% del FUS, che non è poco, perché il FUS, pure se l'hanno ridotto a mini termini, tipo gli viaggiamo intorno ai 300 milioni. Allora, quella che non è accettabile è la cecità, l'ostinazione, la cecità con cui c'è la ciò che c'è stato, che ci continua a essere nei confronti di questa legge. E voglio dire un'altra cosa, sempre a proposito della legge. A noi ci è stato detto che i bilanci di questo ente da 4 anni sono in pareggio, perché è scritto in una lettera che la sovrintendente nel 15 ottobre ha mandato al Ministero per avere chiarimenti appunto sull'applicazione o meno della legge. Nella lettera, perdonate, la trovo, eccola qui, la sovrintendente dichiara che la fondazione non versa nelle condizioni di cui all'articolo 21 della legge del 96, che sarebbe la legge costitutiva delle fondazioni, che è un articolo che dice appunto se sei in condizioni di dissesto che vai. La legge
Ma la cosa più bella è quella che segue, visto che la medesima fondazione non si trova nella condizione di non poter far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, in quanto questi sono coperti da altrettanti crediti certi ed esigibili. Allora, signori, i crediti stanno qua. Questo è il prospetto, l'ultimo prospetto di quest'anno che ci è stato presentato da questa amministrazione. C'è scritto che i nostri crediti sono 29.525.407 euro. Eccoli qui. Voce per voce, chi sono i nostri maggiori creditori? Regione POR e speciale gestione, 2012 3.5 milioni, 2013 7.5 milioni. Fondazione Campania dei Festival, 2010 1.198, 2011 2.774 più 600.000, 2012 1.302 più 2.212.000. Allora, di che vogliamo ragionare? Io dico, se un'amministrazione non è capace di recuperare, non dico tanto, ma la metà di questi crediti, è chiaro che poi deve andare a fare l'elemosina al Ministero. Ma di questo si tratta. I revisori, allora, la società di revisione del bilancio, badate bene, non i nostri revisori, la società, PVC, Napoli, 14 giugno 2013, Prince Walter Coopers S.P.A. Benissimo. Sapete cosa dice? Il sovrintendente nella relazione sulla gestione indica che la fondazione, a causa del ritardo nell'incasso dei propri crediti, ha dovuto ritardare il pagamento dei propri debiti. Il perdurare di tale situazione potrebbe incidere sulla continuità operativa della fondazione, oltre a produrre rilevanti oneri finanziari. Risulta peraltro necessario che la fondazione incassi con regolarità i propri crediti e venga adeguatamente supportata finanziariamente dai soci fondatori. Allora, di che vogliamo ragionare? Questi signori ci stanno portando a una situazione di esasperazione, perché ha detto bene il sindaco, lì ci sono 300 famiglie che da settembre-ottobre stanno così, come sto io adesso, e non è accettabile perché noi il nostro lavoro negli ultimi anni lo abbiamo fatto alla grande, perché tutti sapete che questo teatro negli ultimi anni va in giro per il mondo a raccogliere consensi. Il sindaco è stato testimone, quando siamo andati a San Francisco, dell'accoglienza che abbiamo avuto. Allora io vi dico, ma questa città merita questo, questa regione merita questo, perché il valore di questa musica che facciamo non è soltanto nella storia, non è soltanto in quello che abbiamo scritto nel 7 e nell'Ottocento, il valore è adesso, è nel futuro, perché se non si capisce che il teatro è il positivo di questa città, è il positivo di questa regione, questo teatro è un presidio civile, è un momento di aggregazione reale, concreta. È la pagina bella con cui si può andare in giro per il mondo, perché non ci possiamo andare con la terra dei fuochi, cazzarola, ma è difficile, tanto difficile da capire. Allora la difesa di questo teatro non è solo la difesa di noi, perché noi possiamo seguire la sorte di tanti altri lavoratori, di tante altre aziende in crisi. Non siamo mica la prima azienda che va in crisi, se siamo in crisi. Il futuro è di questa città, il futuro è di questa regione, è la capacità di pensare veramente a un'Italia nuova, perché da qualche parte deve cominciare questa Italia nuova, non può rimanere soltanto sulle parole. Allora l'Italia nuova, e concludo, l'Italia nuova comincia a puntare sulle eccellenze, perché noi sicuramente il nostro futuro non sarà più manufatturiero. Se è vero che il nostro tesoro sono i beni culturali, se è vero che questo è il nostro tesoro e noi in Campania praticamente ce l'abbiamo sotto i piedi, ce lo mettiamo a volte anche sotto i piedi. Allora questo teatro è uno degli elementi che può essere da volano per una ripresa reale, concreta, nostra, della città, della regione. Questo vogliamo, e la città, e che quindi prego tutti voi consiglieri, capiate che non è un problema soltanto dello stipendio mio o di qualcun altro, il problema è del ruolo che deve avere, e se questa città
si deve riappropriare di questo teatro, lo deve sentire suo, lo deve sentire veramente suo, come anima viva. Venite tutti i giorni, venite a mettere il naso, venite a chiedere, fate. Non vivetelo, non vivetelo come un corpo separato. Quel teatro siamo noi, siete voi, è la città. Grazie. Le chiedo solo una cortesia, se potrebbe lasciarmi agli atti della commissione quella documentazione che l'ha appena illustrato. La ringrazio. Do un attimo la parola al sindaco velocemente e poi passo la parola a Marco Mansueto. Sì, giusto una precisazione. Tra l'altro la legge, in modo assolutamente contraddittorio, da un lato rende obbligatorio il taglio occupazionale e salariale, dall'altro, e questo diciamo un po' ci deve far riflettere, non obbliga ai tagli dei costi di produzione, cioè in qualche modo alimenta l'esternalizzazione dei servizi, che è esattamente il contrario di quello che almeno a Napoli noi vogliamo. E un altro punto sul quale prima non ci siamo soffermati adeguatamente, e lo vorrei perché è un dato tecnico importante, un altro degli elementi per cui si ritiene in qualche modo che noi dovessimo stare all'interno della legge è se nei due esercizi precedenti il teatro era stato commissariato. Bene, il teatro, ed è anche questa una cosa scritta, un po' che se ci pensate, veramente sembra per il San Carlo questo, però se andiamo a vedere, non l'hanno scritta bene, perché noi gli ultimi due anni non siamo commissariati. Il dottor Nastasi è andato via il 17 dicembre del 2011, quindi il bilancio 2011 è stato fatto da un CDA gestione ordinario e adesso il 2012 e il 2013 sono stati in gestione ordinaria, approveremo il consuntivo del 2013 in gestione ordinaria, quindi nessuna condizione. Poi vorrei, io credo sia stato molto utile questo intervento che abbiamo ascoltato, perché vorrei che il Consiglio Comunale sapesse quando il presidente della fondazione e sindaco, anche in quel momento, si è convinto di portare in giunta comunale un processo di ricapitalizzazione integrale, quando a un'assemblea dei lavoratori, esattamente la persona che ha parlato adesso, con un intervento molto duro, che si rivolgeva a tutti noi, componenti del CDA, ha detto questo è il momento di risolvere alla radice il tema dei problemi della liquidità del San Carlo, che è quello che non si è mai completato il processo di ricapitalizzazione. Quindi in quel momento diciamo, ha toccato le corde istituzionali e non solo di me che ero presente. Quindi questa è un'occasione. E poi l'ultima cosa che dico e taccio è questo dato che è bene che la Commissione abbia da un punto di vista documentale. Io voglio ringraziare il Consiglio Comunale di Napoli, perché in un momento, voglio che i lavoratori lo sanno questo passaggio, in un momento difficilissimo, noi non siamo più debitori come Comune di Napoli. Guardate, io ricordo quelle scelte difficili, perché abbiamo dovuto scegliere, perché abbiamo voluto eliminare, cioè il Comune di Napoli non è più tra i soggetti debitori, e quei dati storici dei 13-14 milioni da Fondazione Teatro Festival e Fondi Po Regione Campania dimostra come noi siamo in linea con la gestione ordinaria. Cioè noi oggi veramente non c'è un argomento, se non un argomento strumentale e pretestuoso che ci può portare al commissariamento. Quindi è importante, secondo me, la giornata odierna, perché qui sono rappresentate le intere forze politiche e sociali della nostra città. Quindi io credo che veramente sarebbe una pagina straordinaria se ancora una volta il Consiglio Comunale dopo, oggi la Commissione Cultura, riesca a scrivere una pagina unitaria. Se volete, io da questo punto di vista posso fare non un passo indietro, ne faccio 10. Cioè, che non possa apparire in alcun modo che qua è una vittoria, ripeto, di Tizio di Caio. Veramente dobbiamo fare un dibattito sereno, perché io sono convinto che chiunque sostiene una lotta di questo tipo sostiene la città di Napoli. Io sono il sindaco, il presidente più felice di potermi accompagnare con l'opposizione, con qualsiasi componente politico, e sono certo che il Consiglio Comunale mi aiuterà in questo percorso di mediazione, mi auguro che anche in questa linea siano gli interventi che da qui a breve ascolteremo. Grazie Presidente. Allora, passo la parola al consigliere Mansueto, grazie. Grazie Presidente.
Grazie Presidente. Vorrei dare anche un po' contezza a questo tavolo, perché giustamente il Sindaco è poi Presidente della Fondazione, quindi voglio ricordare che questa commissione l'abbiamo chiesta con il collega Palmieri per un'audizione del Presidente della Fondazione, quindi non come Sindaco di Napoli. E quindi dall'intervento ultimo del Sindaco ci vede sicuramente convinti, quindi diciamo le cose come stanno. Noi non chiediamo il commissariamento, quindi caro Presidente della Fondazione, voi oggi da questo tavolo, con una parte politica che umilmente rappresenta, voi unitamente ad altre forze si alieneranno questa scelta di dire e quindi di arrivare al tavolo del Ministero anche con un voto di una commissione sì, ma del Consiglio dopo, perché voglio un attimo ricordare dei passaggi. È vero che non vogliamo il no del commissariamento, ma non vogliamo neanche un po' l'accelerazione che vi è stato a portare questa lettera del Ministro in 7 giorni a fare delle controdeduzioni, perché il Ministro ha chiesto al Presidente, quindi al CDA, l'approvazione del bilancio, e quindi concordo pienamente con l'intervento del rappresentante dei lavoratori che dice dobbiamo recuperare i crediti. Quindi bene ha fatto il Comune di Napoli, ma il Presidente della Fondazione deve accelerare affinché possa rientrare questi crediti da parte Regione e altri enti di competenza. Questo può essere sicuramente un lavoro che anche può essere non una delibera del giorno 8 sera che possa portare un conferimento di beni immobili che possono essere sicuramente ripianati, perché questo è l'obiettivo e sono convinto che è l'obiettivo, ma può apparire anche al CDA, può apparire anche alla cittadinanza una delibera frettolosa di proposta al Consiglio senza informare i capigruppi e senza informare il Consiglio stesso, perché non è ancora all'interno delle commissioni di competenze per l'approvazione finale. Allora quale può essere, diciamo, l'opportunità oggi di arrivare anche al colloquio e quindi di slittare, perché anche il Presidente della Fondazione ha dichiarato non è il 22 la data ultima, ma bensì è quella di sospendere in questo momento la lettera del Ministero che dà 7 giorni, e quindi io penso che con il colloquio con il Presidente Caldoro che avverrà in questi giorni, in queste ore, più un, spero, unanime tavolo della Commissione, per questo era il nostro spirito, lo spirito di dire non l'atto deliberativo solo del governo della città in questo momento che può ripianare i debiti, perché voglio ancora sottolineare che il Consiglio Comunale è tutto, quindi bene fa il Presidente della Fondazione a dire non è una mia vittoria, ma la vittoria del Consiglio e della città, perché ricordiamo che il Consiglio Comunale della città rappresenta democraticamente l'opinione, quindi anche la valenza e anche la città tutta. C'è però bisogno di chiarire alcuni aspetti, e qui posso eventualmente dare al Presidente della Fondazione e poi Sindaco di Napoli umilmente alcuni suggerimenti. Uno già l'ha sottolineato bene il lavoratore, quindi sollecitare eventualmente, perché poi il piano anche industriale che deve essere fatto, deve essere anche fatto con criterio, perché parliamo di salario accessorio del 35%, c'è bisogno di capire quali possono essere altri tagli, e questo lo fa sicuramente un bravo Presidente unitamente al CDA. Ma sicuramente, quindi, anche sul discorso della normativa statutaria, i Presidenti, quindi questo poi ci ha permesso a me il collega consigliere Palmieri di creare anche questo allarmismo in Commissione e quindi chiedere l'audizione. Perché non è stata la dimissione del singolo delegato, in questo caso Villari e Cesaro, perché ricordiamo che Cesaro non è più il presidente della provincia, ma bensì il suo delegato, ma quando si è dimesso il presidente legale rappresentante Caldoro e poi Maddaloni in quanto presidente legale rappresentante, lì a me personalmente, ma anche al consigliere Palmieri, ci è giunto, diciamo, un richiamo anche istituzionale per dire chiediamo l'audizione del presidente. E quindi poi, siccome anche noi non siamo abituati a parlare con altro potere, perché poi alla fine anche i comunicati stampa che escono possono far interpretare altre cose, noi da circa 20 anni facciamo attività all'interno del Consiglio Comunale, sempre in opposizione con il collega Palmieri, e diciamo le cose come stanno. Quindi non ci preoccupiamo dei lavoratori, non ci preoccupiamo delle istituzioni, però c'è bisogno di avere anche chiarezza. Allora, se oggi il Presidente della Fondazione, quindi qua dico, è logico, due cose mi possono sicuramente
non condividere nel momento in cui se c'è questo commissariamento noi non possiamo assolutamente non collaborare, ma questa è una scelta, io conosco da almeno 2 anni e mezzo il sindaco di Napoli e quindi è un qualcosa di istintivo che lui dice, ma non sicuramente istituzionale, perché poi andremmo a isolarci all'interno, diciamo, di un progetto, perché il commissario non è a vita. Ma seconda cosa, anche i 40 milioni che dovranno essere, non vanno direttamente a un soggetto singolo, in questo caso come giustamente ha dichiarato il sindaco di Napoli, quindi all'ex commissario, che sicuramente ha un ruolo fondamentale da ex commissario, ma anche da dirigente del Ministero, ma sicuramente vanno direttamente nelle casse del Ministero. Ma questo può essere, diciamo, strumentale, polemica, ma non lo è, ma c'è bisogno però di chiarezza. Allora, la sintesi è no al commissariamento. Incontrare oggi, diciamo, secondo me, i due presidenti, Maddaloni e Caldoro, penso che il presidente della fondazione lo faccia immediatamente, per dire no a un commissariamento, per dire no a questo invito dei 7 giorni del Ministero, sì a un'approvazione veloce, eventualmente, perché poi il Consiglio dovrà decidere se approvare quel piano che l'assessore Fucito ha predisposto, perché ricordiamo che ci sono anche degli immobili che possono eventualmente in Consiglio Comunale essere messi, diciamo, stornati per mettere altri, quindi che poi possono essere anche attinenti, perché se nel momento in cui mettiamo anche altre attività culturali, teatrali, per allargare eventualmente l'opportunità di crescita del teatro, dobbiamo anche essere noi capaci di indicare l'elenco dettagliato, perché non possiamo fare solamente oggi cassa per andare poi in banca a chiedere il ripianamento dei debiti, perché sicuramente se ci portiamo abitazioni fatiscenti, quell'immobile non avrà sicuramente lo stesso valore economico. Concludo per dire, caro Presidente della Fondazione, noi oggi siamo al tuo fianco per dire no al commissariamento, però bisogna, e quindi finisco come Presidente ma inizio come Sindaco, ti prego di portare anche le scelte che tu ritieni come giunta, perché finché sono di atti di giunta tu hai la responsabilità, ma quando sono di consiglio comunale, nella fattispecie di quella delibera dell'8 sera, deve essere coinvolto l'intero consiglio comunale. Quindi pregherei anche il Presidente di Commissione, quindi eventualmente chiedere anche al Presidente Pasquino, eventualmente un consiglio comunale con all'ordine del giorno, perché questa è anche la proposta, caro Sindaco, in questo momento, perché se tu porti la delibera approvata anche in consiglio comunale, poi vedremo le forze politiche se la approveranno, si asterranno, voteranno contro, emendamenti, eccetera, con quell'atto deliberativo io penso che chiudi il cerchio e può essere una garanzia per il CDA. Posso un attimo, così do degli elementi. Innanzitutto ringrazio sinceramente il consigliere Mansueto per questo intervento, che trovo molto utile e molto costruttivo. Vorrei solamente dare un chiarimento del perché siamo arrivati ovviamente all'8, perché quella è stata proprio l'estrema razza, cioè quando proprio ti rendi conto che non c'erano altre strade, perché ovviamente per noi come comune, come città, un processo di ricapitalizzazione oggi è veramente un atto, io l'ho definito storico, per salvare qualcosa che altrimenti rischia. Quindi voglio spiegare, non è stato un ritardo perché ci siamo distratti. Sono molto d'accordo che adesso bisogna far presto a incanalare nei canali istituzionali. Vorrei solo aggiungere una cosa e fare anche una se è possibile, un auspicio agli stessi lavoratori, alle loro rappresentanze sindacali. Io ho chiesto con una lettera formale al sovrintendente di stilare un piano. Io credo che questo aspetto del piano è fondamentale. Quindi credo che sia utile che voi, attraverso i vostri rappresentanti, sollecitiate subito questo tavolo, perché credo che nelle prossime ore è molto importante presentarsi con questo clima molto costruttivo al Ministero con un piano, cioè facendo vedere che noi stiamo parlando di cose concrete. Quindi, siccome io l'ho sollecitata, credo sia opportuno anche da parte vostra fare un lavoro di questo tipo, cioè sedersi attorno a un tavolo tutti insieme. Io sono anche disponibile a farlo io, ovviamente chiunque lo voglia fare, per dare una mano a stilare il miglior piano possibile nell'interesse del teatro. Grazie. Sindaco, do la parola al consigliere Palmieri, grazie. Grazie Presidente, chiedo scusa se ho chiesto di intervenire perché dobbiamo lasciare il tavolo del collega Mansueto. Io volevo innanzitutto ringraziare il Sindaco, ma veramente lo faccio come atto di cortesia, perché riconosco nella sua persona sicuramente un sindaco che in qualche modo è invitato a dialogare su
un qualcosa che, così come annunciava il collega Mansueto, abbiamo letto dalla stampa, abbiamo appreso dalla stampa, abbiamo sentito il dovere di ascoltare dalla sua viva voce le ragioni che in qualche modo hanno portato questa controversia all'interno del CDA del Teatro San Carlo, che altrimenti, ripeto, per noi che abbiamo letto, assistito dall'esterno, io ho simpaticamente detto, lo dico perché a me piace essere leale così come lui, ho detto non è che abbiamo un sindaco che è l'unico difensore dei lavoratori e gli altri che si sono accaniti contro i poveri nostri, insomma, lavoratori del San Carlo. Mi sembrava, insomma, qualcosa di paradossale. Quindi ascoltare dalla sua viva voce le ragioni, comprendere il perché, anche se qualche dubbio mi rimane, e mi spiego rispetto a cosa. Insomma, la legge, come lui la chiama, del disvalore cultura ha una data, è dell'agosto del 2013, convertita in legge ad ottobre, dava 90 giorni per aderire o meno e quant'altro. Io certe cose, insomma, è questa la preghiera e l'invito che faccio, ma senza voler sollevare le critiche, perché comprendo le ragioni che lui oggi ha spiegato qui davanti a noi e davanti ai lavoratori, perché però certe eccezioni probabilmente andavano fatte prima, caro sindaco. Probabilmente si è perso del tempo importante, si è perso del tempo importante per ragionare con le altre istituzioni, ma soprattutto con il Consiglio Comunale, che tu hai inteso oggi coinvolgere in una questione sulla quale è la piena solidarietà, così come ti ha anticipato il collega Mansueto da parte mia, ma credo da parte di tutto il Consiglio Comunale. Certamente l'intenzione di noi tutti non è quello, come dire, di creare danni a quello che è il massimo della nostra città, a quello che rappresenta il valore della cultura della nostra città, a quello che in qualche modo riesce a ridare un'immagine diversa della nostra città nel mondo. Condivido l'analisi fatta dall'artista, dal lavoratore del San Carlo. Quindi immaginarsi che c'è qualcuno che si schieri contro e non a fianco di ciò che rappresenta la cultura, ma di ciò che in qualche modo tuteli i lavoratori, le loro giuste prerogative, i loro giusti diritti, sarebbe assurdo e allucinante. Ripeto, una recriminazione la sollevo rispetto al ritardo con il quale abbiamo affrontato e siamo stati, insomma, in qualche modo siamo entrati a conoscenza della questione. Ho qualche dubbio, e lo dico pure perché poi questo sarà oggetto di approfondimento, per quanto riguarda la questione dei crediti, certi ed esigibili. Ma chiedo scusa, io questo lo chiedo ai lavoratori che forse ne sanno più di me, ma i debiti certi, i crediti certi ed esigibili, si va in manca e si vanno a negoziare. E allora mi chiedo scusa, ma di cosa stiamo parlando? Perché se ci sono crediti certi ed esigibili, credo che la sovrintendente che oggi interviene sulle pagine del giornale e addirittura dice di aver già presentato al Presidente, quindi chiedo pure a te, se poi, perché altrimenti veramente ha del paradossale questa questione, dice di aver presentato tutte le carte, tutti gli atti che tu gli hai richiesto. Insomma, io vorrei veramente comprendere, perché è difficile poi comprendere che vi sia un atteggiamento riottoso, quasi a voler danneggiare il teatro. Mi auguro che non sia così, ma altrimenti veramente c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcuno che naviga contro. Allora abbiamo tutti il dovere di capire chi naviga contro. Ripeto, i crediti certi ed esigibili si possono andare a negoziare in banca, perché quello che tu in qualche modo vuoi fare, che noi condividiamo insieme a te, cioè un piano industriale che guardi in prospettiva. E io non ho esperienza del settore, però i lavoratori mi potranno correggere. Qualcuno mi ha detto, io ho ascoltato con attenzione i giorni scorsi, anche all'incontro che abbiamo tenuto ieri con Venanzio Carpentieri e con le altre forze politiche con le quali abbiamo assodato un concetto importante, che era quello di riprendere un dialogo, perché per noi è importante che si riprenda un dialogo, che si eviti il commissariamento. Queste sono state, diciamo, insomma, le nostre considerazioni che abbiamo dato alla stampa in una nota congiunta, quindi l'avevamo preannunciato, una posizione che non era contro qualcuno, ma era a favore del teatro e dei lavoratori, questo senz'altro. E anche, come dire, prendendo in positivo quello che è stato l'atteggiamento del governo, che tutto sommato avrebbe potuto commissariare il giorno dopo, e invece ha lasciato dei margini di apertura per discutere. Ma ripeto, insomma, la cultura noi sappiamo bene che, come dire, è fondamentale per la nostra città, per la nostra storia, per il nostro paese, ma la cultura non produce reddito, non produce ricchezza. Cioè, parlare di un piano industriale che possa rilanciare definitivamente per sempre il San Carlo o qualsiasi altro, come dire,
ente che faccia cultura è un assurdo, è come dire che domani noi dai trasporti ci possiamo guadagnare, è come dire che dalla sanità ci possiamo guadagnare. Allora, sanità, trasporti e cultura sono cose che non producono reddito, eppure sono tre cose che in uno Stato, come dire, sociale devono essere garantite a tutti, sono i bisogni primari, sono quelli che alimentano insomma la crescita di un paese. E allora rispetto a questo dico, c'è un problema, e c'è un problema dell'immediato di reperire soldi cash, liquidità, che non può essere affrontato in termini di ricapitalizzazione, anche perché ciò che è stato fatto pure in passato, l'episodio di Palazzo Cavalcanti, riportato anche dal Corriere del Mezzogiorno, è un caso emblematico. Noi abbiamo conferito dei beni nel 2006-2007, e sono dei beni che hanno prodotto addirittura un aggravio di spese per la fondazione. Allora, ricapitalizzare mediante conferimento di beni e basta non è sufficiente. Abbiamo nell'immediato l'esigenza di recuperare un po' di liquidità per sopperire ai bisogni e alle iniziative da mettere subito in campo di cui ha bisogno il San Carlo, dall'altra probabilmente ricapitalizzare cercando in qualche modo di conferire i beni che dovranno essere necessariamente dismessi, perché diversamente non riesco a comprendere in che maniera noi facciamo un'operazione dove andiamo a ripatrimonializzare, ma che non producono effetti, anzi producono un danno, come è stato nel caso di Palazzo Cavalcanti. Chiudo qua, ovviamente ribadendoti tutta la nostra disponibilità, ringraziandoti per aver in qualche modo chiarito quali sono stati i motivi che hanno portato alle tue decisioni, ma anche fermamente nella convinzione che, questo è il nostro invito, tu sarai e sei stato pronto, l'hai testimoniato, ma lo farai nei prossimi giorni, quello di riprendere la via del dialogo. Grazie consigliere, passo un secondo la parola al sindaco per poi... Io prendo la parola perché credo che sia utile, perché ogni consigliere giustamente pone dei temi, quindi io do degli elementi. Certo. Allora, innanzitutto è vero che formalmente il Consiglio Comunale è stato investito, diciamo, solo in limine litis, però è anche vero, diciamo, come dire, che di queste cose ne stiamo discutendo tanto, il dialogo c'è sempre stato, ci siamo sempre confrontati in CDA, quindi è un tema che è stato sviscerato, una legge difficile, quindi insomma... Il tema è stato sempre affrontato e non si è arrivato in ritardo, quindi almeno per quanto riguarda il Presidente, diciamo, e quindi la parte comune e la parte città, noi siamo stati sempre molto vigili e attenti sin dal primo momento in tutte le sedi. Il tema, ripeto, forse adesso non è il momento di approfondire, però sono d'accordo che invece non bisogna mettere il problema, la polvere sotto il tappeto. C'è un tema dirigenza del San Carlo, c'è tutto perché un altro tema che la legge dice, io perciò ho voluto risottolineare il piano di ristrutturazione e di rilancio, dice che la dirigenza del teatro deve realizzare questo piano in accordo con i sindacati e i lavoratori, quindi il tema è esattamente questo e non è se ha mandato o meno le carte o meno al Presidente. Io ieri ho mandato una lettera, ho chiesto delle carte, le carte mi auguro che mi vengano mandate perché in questi giorni sto leggendo storie che non esistono. Il secondo punto, i beni che noi andiamo a conferire, l'ho detto prima, noi da un lato dobbiamo fare, mi pare era anche l'auspicio del consigliere Mansueto, cioè quello di fare un'attività forte con la regione che su quei crediti, questo devo dire, noi lo facciamo ogni giorno in CDA, esatto, no, ma lo faccio come presidente là e purtroppo insomma non ci siamo ancora riusciti, quindi bene che l'hai posto tu questo argomento perché ci dà ulteriore forza. Noi dobbiamo evitare di fare quello che si è fatto con Palazzo Cavalcanti nell'individuazione dei beni, e qua anche chiedo molto l'aiuto vostro, di noi tutti, perché noi dobbiamo mettere beni che non sono solo di valore ovviamente e immediatamente vendibili, ma anche che il giorno dopo l'approvazione delle libere di consiglio il presidente, il sovrintendente, quello che sarà, può andare in una banca, può andare a qualsiasi parte, dire qua c'è questo sul tavolo, apriamo un discorso nell'ambito del piano ordinario di rilancio del teatro. Quindi su questo lavoro Cucito ha fatto un ottimo lavoro perché ha elencato beni seri, e questo lo voglio dire perché da qui deve partire un messaggio forte, perché uno dei temi che mi ha sottolineato anche il governo e il sottosegretario, mi raccomando,
come sindaco, come giunta e come consiglio, scrivete una pagina chiara sulla capitalizzazione, in modo che noi governi percepiamo in modo assolutamente chiaro quello di cui siamo convinti, che non è, state facendo una cosa seria, dimostratelo, così è un elemento dirimente, oserei dire, per il commissario, per escongiurare il commissario. Passo la parola al consigliere Attanasio, grazie. Io cerco di impegnare la commissione solo per 3 minuti. Tempi europei. Approfitto per ringraziare la presidente che ci ha consentito di incanalare la discussione nell'ambito che quello che deve essere, quello della commissione, prima di un consiglio comunale dove noi vogliamo fare un conferimento importante. Noi come gruppo dei Verdi siamo sostanzialmente in linea con quanto sta facendo l'amministrazione, in particolare il sindaco per il San Carlo, e vorrei dire anche che non è vero, sindaco, che la cultura non produce reddito, è tutto il contrario. Io preferisco che si parli di Napoli nel mondo per il San Carlo quando va all'estero e che non si parli di Napoli per i rifiuti. Il nostro tesoro, come diceva il rappresentante dei lavoratori, sono i beni culturali e il turismo. Noi non possiamo pensare a un governo che fa un decreto praticamente per diminuire lo stipendio ai lavoratori, e sappiamo bene, chi conosce i lavoratori che stanno nel campo dello spettacolo, del teatro, le difficoltà che hanno praticamente per avere anche un reddito. Mio cognato è un attore, sta a Milano, conosco bene le difficoltà delle persone che lavorano in questo settore, e quindi veramente trovo assurdo che il governo aiuti per esempio la subcultura, che sono le sale bingo, le sale giochi, la cultura che noi stiamo diffondendo in questo paese del gioco e che sta distruggendo le generazioni, le nuove generazioni. Noi ci dovremmo preoccupare di questo, non certamente di un sindaco che vuole salvare il San Carlo. Io solo una domanda e un dubbio, che è una domanda che ho già fatto all'assessore Fucito in un incontro, rispetto al conferimento del patrimonio. Noi siamo in regime 174 e comunque abbiamo un vantaggio, perché mi sembra che debbano essere conferite al demanio altre proprietà al Comune di Napoli. Sostanzialmente io ritengo che questo aiuto a San Carlo possa venire anche attraverso un accordo con il governo rispetto al conferimento di beni che non sono nel patrimonio al momento disponibile del Comune, che sono riferiti al 174, ma cercare di capire quali beni demaniali immediatamente si potrebbero conferire, di fare in modo che per esempio un palazzo come Piazza Dante resti, diciamo, al Comune e non vada al San Carlo. Su questo abbiamo fatto una battaglia, sapete che doveva essere venduto e abbiamo anche bloccato la vendita. Quindi riteniamo che, ecco, dopo il pieno sostegno, insomma, del nostro gruppo e penso di tutti i consiglieri comunali della maggioranza alla delibera che si cerca di portare in consiglio per il 28, vorremmo anche che si facesse un approfondimento su questo fatto, perché ritengo che se non si fa un approfondimento di questo tipo potrebbe esserci delle responsabilità dopo anche da parte dei consiglieri del consiglio comunale. Quindi penso che un confronto vada fatto soprattutto su questo dei beni demaniali, no, e soprattutto il sindaco, perché penso che poi la vicenda si scioglie anche con l'incontro tra il sindaco e Caldoro, cioè penso sia quello il momento decisivo. Posso anche rispondere un attimo sul 174? Sì. Subito il dubbio. Allora, sul 174, diciamo subito una buona notizia, ottima, cioè che da qui a breve noi dovremmo avere una quantità di beni significativi dal punto di vista quantitativo e qualitativo dal demanio. Grazie al lavoro che ha fatto la Giunta insieme al Consiglio, noi entro il 30 novembre, rispettando per primi i termini di legge, abbiamo chiesto al demanio tutti i beni da farci trasferire, beni della difesa, del demanio, tra cui anche il San Carlo. E abbiamo ragione di ritenere che da qui nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, il Comune di Napoli avrà un sacco di beni. E anche il conferimento che noi andremo a fare al Teatro San Carlo non è assolutamente in violazione col 174, ma anzi è uno degli elementi significativi del 174. Perché il 174 ci dice: Comune, valorizzate e vendete rapidamente i beni in modo da far cassa, fare liquidità, cioè noi in questo modo valorizziamo il patrimonio disponibile che abbiamo. Ovviamente nelle sedi consiliari, nelle prossime ore, nei prossimi giorni, le commissioni approfondiremo dal punto di vista tecnico tutti questi aspetti, ma sicuramente siamo in linea con la legge anche da questo punto di vista. Grazie sindaco, passo la parola al consigliere Lebro, grazie.
Sì, io vorrei ringraziare Barbara Lorenzi perché ha voluto fortemente questa commissione e chiaramente la presenza del Presidente della Fondazione. Probabilmente questa è una commissione strategicamente importante, perché è la seconda volta che il Sindaco chiede al Consiglio Comunale di prendere una posizione in riferimento ai rapporti anche col Governo. La prima volta noi abbiamo fatto una scelta forte, quella di aderire al 174, io lo vorrei ricordare questo. Cioè sono stati due momenti strategici della città in cui il Consiglio, per nome per conto della città, per nome per conto della città, ha scelto i destini stessi della città. In quel caso noi scegliamo di aderire al 174 per risanare il bilancio del Consiglio Comunale disastrato. E secondo me è stata una scelta sicuramente illuminata, e lo vorrei ricordare che ha visto unito maggioranza e opposizione quella scelta. Quella è stata una scelta che è andata al di là di scelte partitiche e di scelte ideologiche, è stata una scelta tecnica. Oggi noi ci ritroviamo con un appello del Sindaco a scegliere un'altra volta se seguire una linea del governo legittima ma anche non condivisibile, l'ha specificato benissimo nell'intervento il Sindaco, cioè si può aderire e si può non aderire. Io oggi mi sento di chiedere al Sindaco, anche dopo aver ascoltato i lavoratori che non solo comprendo e condivido, io vengo da una famiglia di artisti e so bene che di arte si sopravvive ma non ci si arricchisce. E oggi noi stiamo qui a scegliere questo: vogliamo che il teatro sopravviva o vogliamo che il teatro vada verso una linea del dimenticatoio, perché chiaramente abbattere in quella maniera così forte gli stipendi di quei lavoratori e nello stesso tempo non avere nessuna certezza di rilancio del teatro vuol dire la morte stessa della cultura. Ed è vero che spesso si dice che la cultura non fa reddito, ma fa reddito nel momento in cui quella cultura è immagine del mondo della nostra città. È il brand Napoli che noi dobbiamo portare avanti. Quindi io mi sento di chiederti, sono molto breve perché sono deciso in questo, di trasferire il vero dibattito in quelli che sono gli aspetti tecnici della delibera di conferimento, dove probabilmente, voglio dire, c'è bisogno di approfondimenti per avere maggiore certezza, ma io ti chiedo di non aderire al decreto, assolutamente, e di portare avanti questa linea coraggiosa che ti ha sempre contraddistinto come coraggio, perché sappiamo bene che all'inizio le tue scelte sono impopolari, poi stranamente diventano popolari e vediamo che anche dall'opposizione, ringrazio Mansueto e Palmieri, che a nome della loro forza politica, che è il nuovo centrodestra, hanno una linea comune, e quindi sto a ribadire che oggi non sta uscendo una linea partitica o ideologica, ma la linea giusta per la città e per il San Carlo. Grazie. Grazie consigliere, passo la parola al consigliere Sgambati. Grazie. Grazie Presidente, grazie a tutti gli intervenuti, grazie al Sindaco. Tempi europei, anzi mondiali, io volevo fare interventi di 3 minuti. Il sindaco ha degli impegni di 3 minuti, ma il consigliere Lebro ha anticipato tutto quello che volevo dire, quindi il mio intervento sarà di 1 minuto e mezzo. Grazie. Quello che ho già detto la volta scorsa lo voglio ribadire, caro sindaco. Io non voglio entrare nel merito, più che un intervento voglio dare un consiglio, che noi davanti a questa situazione abbiamo un'opportunità, quella che ci ha sempre contraddistinto durante questo mandato della salvaguardia dei posti di lavoro, di stare insieme ai lavoratori. Quindi io credo che noi tutti insieme dobbiamo spogliarci da strumentalizzazioni e polemiche, indagini e indicazioni, segretari di partito, destra e sinistra. Noi dobbiamo remare tutti insieme in un'unica e sola direzione, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, affinché questi signori che lavorano a San Carlo possano continuare il loro lavoro e vivere con le loro famiglie in un clima più sereno, quello che non hanno avuto fino adesso. Noi siamo qui, lo possiamo fare e dobbiamo concentrarci su questo. Grazie. Grazie consigliere Sgambati, do la parola al consigliere Variale, grazie. No, un minuto. Un minuto e bene. Prego. Grazie Presidente, complimenti per l'iniziativa in commissione. E anche io sarò abbastanza breve, anche perché insomma in questi giorni ci siamo come partito, ci siamo veramente attivati tantissimo sulla questione. Faccio prima una premessa: è chiaro che
Saluto tutti i rappresentanti dei lavoratori del San Carlo, a nome di tutti quanti gli altri, immagino che sarete qui in rappresentanza, ai quali do il nostro sostegno pieno su tutto quanto si è letto e si è visto, insomma, in questi giorni. Sindaco, io in particolare, sindaco, presidente della fondazione, in questi giorni mi sono attivato veramente tanto, appunto, insomma, di voler fortemente organizzato, ho sentito l'esigenza di riunire tutti i partiti che sostengono il governo Letta, perché questa cosa nasce ovviamente a Roma, in Parlamento, di un disegno di legge trasformato successivamente in legge a Roma. Quindi, insomma, un ministro del Partito Democratico ha portato avanti la battaglia e il governo formato da PD, noi, Centro Democratico, Scelta Civica, Nuovo Centrodestra, hanno appoggiato questa cosa. Allora, faccio una premessa, l'ho letto tutto il decreto, non è una grande genialata, per niente, per niente. Questo però non vuol dire che, io dico che magari forse si sarebbe dovuto intervenire prima, nelle sedi preposte, emendando a Roma, magari con... Se non ci fosse stato il nostro isolamento politico su Roma, avremmo anche potuto dire la nostra, ma nelle sedi opportune, quindi non arrivare al punto dove siamo arrivati. E questo è un invito ovviamente a cambiare un po' atteggiamento verso le istituzioni centrali. Ieri però è uscita, l'ha accennato anche il collega Palmieri, è uscita fuori, ci siamo riuniti tutti i segretari, ed è uscito fuori che comunque una nota congiunta e unanime è estremamente costruttiva verso la situazione, ma non tanto verso il San Carlo in quanto tale, verso la cultura tutta, verso i lavoratori, perché il San Carlo poi sappiamo benissimo che non è certo colpa del nuovo presidente De Magistris, ma sono anni e decenni che tra commissariamenti e mala gestione hanno portato poi il nostro massimo partenopeo ad avere sempre dei bilanci poco tanto trasparenti e sicuramente non in attivo. Allora io dico, potrebbe essere questa un'occasione importante per iniziare un nuovo percorso, creare e cercare di individuare dei piani industriali seri, perché come dice qualcuno è chiaro che con i fondi già nei periodi di vacche grasse non erano abbastanza, figuriamoci oggi con periodi di vacche non magre, io dico anoressiche per certi punti di vista, è chiaro che i soldi ovviamente non bastano e non bastano per tutti. Allora perché, mi domando, in altre realtà internazionali come Londra, come New York, immagino il Metropolitan, immagino il Covent Garden, dove con fondazioni e con dei piani industriali seri e capaci di attrarre dei grandi investimenti privati che in quei casi poi non solo diventano fondazioni in attivo in termini economici, ma danno anche l'opportunità di essere grandissimi attrattori turistici, perché la cultura è anche questo. Scusa Presidente. No, perché quindi, il sindaco... No, stringo. Allora, è chiaro, insomma, nella nota che è uscita ieri dall'incontro che è avvenuto proprio qui in questa sala, era quella di indicare a tutti gli attori del CDA, quindi a tutte le istituzioni, quindi al Presidente Caldoro, alla Camera di Commercio e tutti quanti gli altri, compreso il nostro Presidente De Magistris, a fare tutti un passo in avanti. Tutti un passo in avanti significa intanto aderire al decreto Bray, quindi evitando il commissariamento, perché in questo caso, se ho capito bene, si evita il commissariamento a meno che non c'è un piano industriale che in questi giorni o delle cose che cambiano completamente in questo contesto e sì, scongiura il commissariamento. Uno. Due, questo non vuol dire che non siamo contrari, ma questo è il documento che è uscito ieri, che non siamo contrari ad apportare fondi attraverso immobili del Comune di Napoli
con lo scopo di robustire e patrimonializzare il San Carlo. E così facendo, insomma, si dà sicuramente un'opportunità, è chiaro, sempre previo piani industriali seri e credibili, ma si dà sicuramente robustezza alla cosa. Quindi l'invito nostro è quello di apertura al dialogo e di scongiurare il commissariamento in tutti in tutte le forme. Finito. Sì, chiedo scusa Presidente, un chiarimento, perché noi noi non abbiamo aderito, ormai i termini sono scaduti, quindi non stiamo più nel decreto. Beh, il tema è un altro, forse tu sei arrivato un po' dopo il mio intervento. No, nel senso che noi adesso dobbiamo invece fare il piano ordinario, quello che ogni teatro dovrebbe avere. Il decreto ormai è in materia, cioè nel senso ormai il termine è scaduto il 9 gennaio a mezzanotte, quindi magari dopo, vedendoti la mia trascrizione, c'è la spiegazione. Io vorrei aggiungere però un dato politico. Io ho sempre dialogato con questo governo, continuo a dialogare e ho un dialogo molto forte, sono andato anche l'altro giorno. Quindi il tema non è l'isolamento della città, il tema è che la città fa delle battaglie che apparentemente sono controcorrente, ma sono assolutamente condivise nella maggioranza del nostro paese. Il tema è che se quella telecamera comincia a ascoltare un pochino di più le ragioni vere del paese, probabilmente riusciamo anche a rompere la cappa degli interessi che stanno su questa cosa. Ecco perché non è oggi efficace l'intervento del Presidente, io farei girare in rete, sui social, l'intervento che ha fatto il lavoratore poc'anzi, così probabilmente altro che isolamento di Napoli, l'isolamento sarà di altri. Un altro punto vorrei sottolineare, leggo oggi sui giornali che il teatro non è più all'altezza, che questo teatro è il fallimento di tante cose, insomma, voglio dire, l'ha ricordato il lavoratore prima, che mai come in questi ultimi tempi ci sono alzate di sipario, ci sono girate internazionali, io ho visto con i miei occhi questo teatro a San Pietroburgo, a San Francisco, quello che è in grado di fare, le considerazioni, i premi e tantissime altre cose in più che potranno fare se ovviamente a loro gli consegniamo l'entusiasmo. Cioè un artista non può andare su un palcoscenico con la situazione di questi miei, ma è evidente, anche noi che facciamo ben altro mestiere, insomma, se non hai le motivazioni, se non hai l'entusiasmo, se non hai l'energia e hai questo clima, ma come possiamo rendere? Quindi oggi veramente secondo me il tema è esattamente questo, tecnico, ma anche di far capire il tipo di battaglia che si sta facendo. Perciò io veramente ringrazio chi ha voluto questa commissione oggi qua, perché oggi secondo me almeno io registro un grande passo in avanti, veramente un grande passo in avanti, perché la città con tutte le sue voci che sta parlando. Grazie Sindaco, passo la parola a consigliere Fritz. Grazie Presidente. Gentilmente, anche perché il Sindaco... Allora, diciamo oggi è un momento un particolare, cioè la Commissione, ringrazio anche il Sindaco di averlo sottolineato più volte, sta esprimendo un momento di alta politica, di alta partecipazione rispetto a un problema che non è un problema, come vogliono far apparire molti, un problema soltanto del San Carlo, ma è un problema dell'intera città e della visibilità della città e della nostra importanza strategica in una nazione che in questo momento non va proprio tanto bene. Così come ha sottolineato il dottor Paolo Marzolo nel suo intervento, io lo ringrazio perché il suo intervento è quello che mi ha colpito maggiormente, perché ha parlato dei veri problemi, cioè non è la questione dei lavoratori, del loro stipendio, della diminuzione del loro livello produttivo, ma è l'importanza di un messaggio che viene trasmesso in tutto il mondo attraverso un polo di cultura di eccellenza che è rappresentato da una fondazione della quale, grazie a Dio, il sindaco è il presidente ed è riuscito ad opporsi in una maniera rappresentativa ed espressiva anche del punto di vista di tutti noi consiglieri, da quello che sto vedendo qui, di tutte le forze politiche presenti in commissione, contro un decreto come quello del valore cultura, che mi sembra un decreto che assolutamente non fa gli interessi della cultura. Se si chiama cultura, ma è contro la cultura. Quindi bene che non abbiamo aderito, io ho capito perfettamente, non si può più aderire, qualcuno diceva non aderiamo, non si può più aderire, per fortuna, credo che non ci saranno più proroghe, il tavolo si è spostato a Roma. E la cosa che mi ha fatto piacere è vedere che l'iniziativa delle forze politiche di centrodestra, quelle che poi sono più vicine alla linea che ha
preferito con questo che possa essere considerato con buonismo un atto di cortesia nei confronti del Presidente di dimettersi, come sottolineava prima lui, no? L'hanno identificato così, però diciamo, la loro disponibilità e il loro venire incontro anche con la firma di un documento congiunto che propone chiaramente come, perché durante i lavori c'è stata la redazione, è stato redatto questo documento che tutti hanno sottoscritto, che propone chiaramente l'unico punto importante è quello di andare contro ogni forma di commissariamento. Hanno aderito come proponenti e come dagli interventi sono stati registrati dei consiglieri Mansueto e Palmieri una linea di apertura. Quindi credo che il dialogo al quale invitavano, e auspico sia un dialogo già espressivo delle forze che rappresentano sia politicamente, sia la Regione che la Camera di Commercio, ed anche a livello del nostro CDA. Quindi aprire la linea di dialogo, io accetto l'invito del consigliere Mansueto e lo rinnovo nei confronti del sindaco, di riaprire questa linea di dialogo immediata con gli altri soggetti, come riguardo alla questione della delibera, io credo che ci sarà un opportuno passaggio per le commissioni, come è stato fatto oggi, perché le commissioni, al di là di quello che dicono tanti, lavorano e quando sono chiamate in causa, come in questa occasione, magari ci fossero mille di queste convocazioni aperte a tutti per far vedere quello che si può produrre, passi per le commissioni e ci sia questa possibilità di valutare anche tutto ciò che riguarda i beni demaniali che abbiamo già acquisito grazie all'ottimo lavoro dell'assessore Fucito, che vengano rivalutati anche tutti gli altri siti, che venga fatto un percorso normale, per cui la cosa del 28, io lunedì mattina c'è andato via Mansueto, c'è la conferenza dei capigruppo per la programmazione dei prossimi consigli, il 28 c'è un consiglio sul lavoro sul quale stanno lavorando anche adesso nell'altra commissione, ci saranno vari incontri aperti con tutte le forze del lavoro e dello sviluppo, non so se sia il caso per il 28 di unificare le cose, probabilmente potrebbe meritare anche una doppia seduta vicina magari al 28, prima o dopo, uno spazio monotematico su questa discussione, perché andare a comunare mi sembra come svilire o l'uno o l'altro dei due problemi che non mi sembra... Due ultime cose cercherò di... però ci tengo a dirle, Presidente, scusi, che poi alla fine sono occasioni di recupero dei debiti. A me la cosa che questo bilancio è il parere di questo organismo di revisione dei conti, che non è quello interno ma quello uno titolato estero, non ricordo il nome purtroppo, però dice che in effetti che una quota parte del bilancio non si possono pagare i fornitori perché non si riescono a incamerare i soldi che vanno destinati, per cui il recupero dei debiti va sicuramente sottolineato nel corso di queste riunioni, cioè la cosa fondamentale è quella. In altri organismi, in altre strutture, il recupero di debiti viene fatto in qualsiasi maniera possibile, ma credo che quello sia il primo punto, come secondo è quello che sottolineava il consigliere Sgambati, la salvaguardia del livello occupazionale, ma deve essere anche la salvaguardia del livello di funzionalità e di fruibilità di servizi fondamentali per i cittadini, la cultura sicuramente lo è. L'ultima cosa che dico, noi abbiamo, sindaco, abbiamo condiviso un percorso nel quale si sono salvati posti di lavoro in tante aziende partecipate, abbiamo fatto una battaglia, non la voglio ricordare nei dettagli, sulle insegnanti, su tanti altri punti che hanno salvato veramente il livello occupazionale. Questo è un altro dei casi. Un appello. È rimasto un altro caso in sospeso, quello del progetto Sirena. Se possiamo con calma tornarci e parlare, quattro persone, ma è importante, lo volevo solo ricordare, perché sarebbe un'altra battaglia importante. Grazie consigliere Fezza. Sì. Prego. Questa è anche l'occasione, lo diceva prima, me l'ha ricordato l'intervento di Varreale, per lanciare un altro appello. Compagnia San Paolo, Banca Intesa, Banco Napoli, da 4 milioni anche qualcosa in più alla Scala di Milano e 150.000 euro al Teatro San Carlo. Forse anche l'occasione perché lanciamo, sì, insomma, una grande campagna per la cultura a Napoli, da parte, insomma, che non esiste solo la Scala, non esiste solo Firenze, il Maggio Fiorentino, non esiste solo Roma, anzi esiste soprattutto Napoli. Quindi forse la Commissione Cultura, il Consiglio Comunale, la città può fortemente spingere su queste incongruenze inaccettabili. Questo Natale mi è arrivato un cortese omaggio da parte del Banco di Napoli che mi omaggiava di un libro che riproduceva un lavoro fatto alla Scala di Milano. Io ho scritto una cortesissima lettera, ho detto: io sono molto amico di Giuliano Pisapia, adoro i milanesi,
mio padre ha fatto il magistrato 3 anni a Milano, io ho vissuto 3 anni a Milano, quindi sono per l'unità d'Italia. Però che il Banco di Napoli omaggi il sindaco di Napoli, un cortesissimo e straordinario libro, riproducendo, e tra l'altro sindaco presidente della Fondazione San Carlo, ve la dice tutto su come questo paese va un attimo capovolto nello stivale. Quindi approfittiamo tra virgolette, di questa grande battaglia di civiltà e di cultura per far comprendere al paese, insomma, che Napoli non è terra dei fuochi, come è stato detto prima, o solo problemi, ma questa è una grande battaglia che serve anche agli altri teatri, quindi che, insomma, dobbiamo mobilitare il paese sulla cultura. Grazie, sindaco. La consigliera Molisso, grazie. Prego. Grazie, presidente. Dunque, Ricostruzione Democratica è assolutamente contraria ad una spending review fatta sulla pelle dei lavoratori. Come non apprezzare l'intervento del maestro del coro? Lavoratori non qualificati, altamente qualificati. Io ho studiato per 10 anni musica e so che cosa c'è dietro questo tipo di lavoro. È una scelta scellerata, si continua, la politica continua a manifestare la sua cronica incapacità nella soluzione dei problemi perché continua a farlo sulla pelle dei soliti noti. Non si è pensato a tagliare i veri sprechi, penso a quanto mi è stato riferito dagli stessi lavoratori del San Carlo, alle grandi agenzie succhiasoldi per l'ingaggio dei grandi solisti, dei grandi direttori d'orchestra, spese che noi potremmo tranquillamente, spese ingentissime che potremmo tranquillamente evitare facendo leva sulle nostre eccellenze artistiche, su quelle interne al teatro. Le responsabilità politiche però sono a livello diffuso, cioè perché non si sono affrontate le criticità di questo decreto prima? Dove erano i nostri parlamentari quando il decreto è stato confezionato? Dove erano i partiti che hanno parlato oggi e che, come dire, appoggiano la scelta del sindaco? Non mi riferisco a te. Che appoggiano la scelta del sindaco di non aderire al decreto? Non erano, dove erano quando il decreto è stato convertito in legge? Io credo alle parole dei lavoratori del San Carlo che erano sotto il Parlamento quando vi fu la conversione e ci riferiscono che da colloqui avuti dai parlamentari che uscivano dall'aula, costoro sembravano non sapere nulla di quello che andavano a votare. Però la responsabilità politica è diffusa anche rispetto ai nostri rappresentanti locali, perché è una scelta scellerata quella compiuta dal presidente Caldoro nel dare le dimissioni, come scellerata la dimissione di Maddaloni. Signori, questi sono i soci della Fondazione San Carlo, coloro i quali hanno creato in maniera, diciamo così, originaria la situazione che noi vediamo oggi al San Carlo, perché quando è stata creata la fondazione i soci fondatori non hanno messo un euro per capitalizzare il teatro e si è andato avanti nel corso di questi anni con le fideiussioni, si andava in banca, si negoziavano i crediti sulla base di fideiussioni e le banche anticipavano. Questo sistema non è più valido, sbaglia il consigliere Palmieri quando dice che se ci sono dei crediti liquidi ed esigibili si può andare in banca per ottenere degli anticipi. Le banche non si fidano più delle pubbliche amministrazioni. Allora diciamoci la verità, a che cosa serve la capitalizzazione attraverso il conferimento patrimoniale? Non porta un'immediata liquidità nelle casse del teatro, assolutamente. Anzi, per come è stata confezionata la delibera che arriverà in consiglio, ci vorrà molto tempo anche per venderli questi immobili. Allora forse la verità è che questa capitalizzazione col conferimento immobiliare serve a fortificare la posizione della fondazione proprio nei confronti delle banche.
pubbliche. Cioè, gli immobili conferiti in proprietà della fondazione possono essere delle utili garanzie per le banche. Ma attenzione, se noi non risolviamo il problema della gestione e del recupero crediti, di cui giustamente parlava il lavoratore, noi ci ritroveremmo punti a capo, nel senso che il San Carlo non avrà mai la liquidità necessaria per onorare i prestiti alle banche, le quali prima o poi si rivarranno, come giustamente e normalmente accade, sugli immobili, con uno svilimento del loro valore. Allora qua due sono le cose. O si fa una capitalizzazione patrimoniale sotto forma di rendita, cioè si danno alla fondazione degli immobili che producono immediatamente liquidità, non lo so, il circolo Posilli, ne dico una, o beni analoghi. O se si fa una capitalizzazione patrimoniale per dare delle garanzie, bisogna essere sicuri di avere un piano economico della fondazione che non ci metta nelle condizioni di andare sotto con le banche. Altrimenti perde il teatro e perde la città, perché i beni pubblici sono di proprietà dei cittadini. Che cosa recrimino al sindaco di Napoli? Più o meno quello che recriminavano i colleghi Palmieri e Barriale. Il tempo. La vertenza San Carlo si doveva aprire prima. La questione del San Carlo relativa alla gestione agli sprechi e al recupero crediti, proprio perché il sindaco e il presidente della fondazione doveva essere affrontata già nel corso di questi due anni. E io ritengo che la cosa non sia stata fatta o non sia stata fatta sufficientemente. E recrimino al sindaco di non aver ascoltato l'istanza di Ricostruzione Democratica del 2 ottobre 2013, in cui noi, con un articolo 37, quindi sfruttando le nostre prerogative, abbiamo messo a nudo le problematiche del decreto. Guardate, io questo lo dico non perché voglio fare la prima della classe, ma noi non abbiamo fatto la metà del nostro dovere. Ricostruzione Democratica non ha fatto altro che ascoltare quello che i lavoratori già in protesta all'epoca ci dicevano. Ho finito, concludo. Perché il sindaco deve andare certo, via. Concludo proprio su questo. Grazie. Noi abbiamo fatto la metà del nostro dovere. I lavoratori stavano in agitazione, sono venuti a spiegare i motivi dell'agitazione. Noi siamo entrati in consiglio e l'abbiamo detto al sindaco, alla giunta, ai consiglieri, in data 2 ottobre 2013. Probabilmente se avessimo aperto la vertenza allora non saremmo arrivati alla rottura durante quel famoso CDA. Grazie. Un attimo solo, chiedo scusa Presidente, per specificare. Innanzitutto sono contento che c'è una valutazione diversa che fa oggi Costruzione Democratica, perché avevo letto parole di dura critica alla mia posizione da parte del consigliere Iannello, quindi prendo atto che la battaglia dei lavoratori sta correttamente facendo cambiare idea anche a chi qualche giorno fa l'avevo diversa. Secondo, vi invito, perché le critiche al Presidente sono tutte legittime, potranno anche essere fondate, però cara consigliere Molissa, un po' più di informazioni, perché se lei si legge tutti i miei interventi nel CDA vedrà che io sono due anni che chiedo alla Regione di essere presente, di pagare, insomma, posso anzi forse essere stato troppo presente. Oggi mi fa molto piacere che state tutti vicino a noi, che state tutti vicino ai lavoratori, che i partiti stanno prendendo una forza, e quindi io sono molto contento che Ricostruzione Democratica prende questa posizione. Così come condivido del suo intervento il richiamo al ruolo della Camera di Commercio. È stata sottolineata poco questa cosa, è fatto bene la consigliere Molissa a ricordarlo. La Camera di Commercio rappresenta le imprese della nostra città, ma le imprese della nostra città conviene il commissariamento del teatro. C'è un teatro che dà un'immagine di morte. Ecco perché è importante questa sottolineatura, che chi rappresenta le istituzioni là deve rappresentare la città. E le imprese sono una parte vitale della città, non solo nella capitalizzazione, nel fundraising, nelle campagne di finanziamento, ma anche nel fatto di voler avere un teatro vivo. Allora, prima di dare la parola alla consigliera Marino, voglio dire che abbiamo appena redatto un documento in cui esprimiamo solidarietà ad eventuali ipotesi di commissariamento dello stesso teatro. Contrarietà, scusate, firmato da tutti i consiglieri di questa commissione.
Prego, consigliere Marini. Un lapsus. Ma io sarò veramente brevissima, anche perché sono l'ultima, e non condivido molto delle cose che anche nei dettagli sono stati detti, però ci tenevo a dire, non solo a ringraziare, perché penso che oggi noi abbiamo vissuto un momento alto della politica, sia con l'intervento del sindaco, ma devo dire soprattutto con l'intervento del lavoratore che ha parlato a nome di tutti. Ci sono dei momenti in cui si riesce veramente a superare i paraventi rituali di cui di solito noi stessi ci rivestiamo, e soprattutto si riesce a capire che la politica può anche non essere sempre solo l'interesse dei partiti. E credo che come ci siamo stretti intorno al sindaco e alle sue parole e a questa vicenda del San Carlo che già da qualche giorno veramente ci ha concentrato tutte le nostre energie, credo che queste siano quelle rare occasioni in cui si riesce a vivere l'esperienza della partecipazione politica non in nome di interessi altri, ma in nome veramente dell'interesse comune, che rappresenta non solo la nostra città, non solo il patrimonio di cui abbiamo parlato, ma ciò che veramente è di tutti senza essere di nessuno, e credo che il San Carlo sia proprio l'espressione simbolica di ciò che è di tutti senza essere di nessuno. Penso che la politica debba e possa concedersi momenti alti come questi. Credo anche, e ogni volta che sento un'affermazione del genere salto sulla sedia, come si fa a dire che la cultura non porta reddito? Io credo che se ci sia una componente, una potenza di produzione di reddito sia proprio la cultura. E allora credo che veramente questo ci debba servire anche come insegnamento per il nostro andare avanti futuro. Grazie. Ha chiesto di parlare brevemente grazie, sì. Buongiorno a tutti. Lei come si chiama? Io sono Sergio Valentino. Sì. L'ultima cosa che volevo dire a nome anche dei miei colleghi è un grazie profondo al sindaco, alla giunta, alla commissione cultura. Ci tengo a dire giusto due cose. Il teatro più antico del mondo, 1737, fu incendiato casualmente durante la notte di quasi 200 anni fa, era il 1816. Dopo 200 anni si sta tentando di incendiare il San Carlo, questa volta non fisicamente, ma nei suoi lavoratori, perché ognuno di noi lavoratori siamo il San Carlo, ognuno dei cittadini si deve sentire il San Carlo. E il nostro impegno non è per noi stessi, è per la città. Il nostro presentare la nostra capacità, la nostra cultura musicale per il mondo e per la città. Qualsiasi investimento è per la città e per la cultura. E quindi non posso non dire un grazie profondo, perché oggi in un nuovo tipo di incendio c'è un gruppo di cittadini attivi, associazioni, ma soprattutto c'è la giunta, c'è il nostro sindaco, presidente, e che ci aiutano a soffiare su quel fiammifero che sta cominciando a far bruciare il sipario, e prima che sia troppo tardi possiamo ancora insieme spegnere quell'incendio. Grazie davvero per l'impegno. Grazie. Grazie. Allora, chiudiamo questa commissione, e ringrazio anche il sindaco per avermi permesso di invitare le maestranze del San Carlo. Grazie. Sì, alle 10.